40 giorni dopo la nascita, come prescritto dalla legge, Gesù viene presentato al Tempio. E nel Vangelo di oggi troviamo il canto di lode e benedizione per eccellenza del vecchio Simeone che ha aspettato tutta la vita e finalmente ha visto Gesù. È un cantico che la Chiesa ha scelto di farci non leggere soltanto una volta all'anno, ma di farci recitare ogni sera durante la liturgia delle ore. E per quel che mi riguarda è forse una delle preghiere più belle che recitiamo durante la liturgia delle ore. E io credo che sia stato scelto per farci capire, farci ricordare ogni giorno quanto sarebbe bello chiudere la giornata benedicendo Dio, esattamente come Simeone ha chiuso la sua vita benedicendo Dio. Un Dio che è così vicino che, come abbiamo letto nel Vangelo di oggi, si può sentire in un abbraccio. Benedire il Signore alla fine della giornata per non andare a letto con la tristezza che spesso la vita ci consegna. Concludere ogni giorno senza aver paura della morte, perché la vita ci è donata per vedere la salvezza, come dice Simeone. Terminare ogni giorno abbandonandosi alla pace, al riposo, sapendo di essere stati servi, di aver dato quel poco che potevamo, quel quasi che dicevamo ieri, quel poco che potevamo dare. Sapendo anche che quello che non abbiamo potuto dare, il Signore lo accoglie lo stesso e ci rialza dalle nostre cadute. Terminare ogni giorno senza fare la lista delle cose che sono andate male, ma terminare ogni giorno ringraziando Dio, sapendo che Dio è al nostro fianco. Concludere ogni giorno facendo memoria di quest'opera di Dio, che è lì con noi tutti i giorni e cammina sulle nostre strade, cammina accanto a noi. Il cantico di Simeone ci ricorda tutto questo. Il cantico di Simeone ci ricorda che possiamo aver avuto una vita tribolata, una vita lunga, una vita difficile, una giornata tribolata, una giornata lunga, una giornata difficile, ma Dio è con noi e possiamo concludere la giornata ogni giorno lodando Dio, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, come dice Simeone. Buona giornata.